presento subito il nostro ospite di oggi, il dottor Donato Notar Francesco. Benvenuto, dottor Notar Francesco, perché parliamo di due patologie della mano e delle dita molto comuni, la sindrome di De Kervain e la malattia di Dupuytren. Con noi appunto il nostro specialista, direttore del centro di unità di ortopedia e di chirurgia ortopedica nella casa di cura Salus di Battipaglia dal 1957, un centro di eccellenza in Campania nel Mezzogiorno, in discipline specialistiche come la cardiologia, la chirurgia generale vascolare, la ginecologia, la medicina interna, l'oculistica, l'ortopedia e le loro chirurgie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Ben 110 posti letto, una tradizione sicuramente di qualità, efficienza, accoglienza ed ospitalità. Ed allora, quindi, queste due patologie, dottor Rodolfo Francesco, cominciamo dalla De Kervain, che ha un nome, prende il nome da un chirurgo svizzero che per primo descrisse questa tenosinovite della guaina del pollice. Dobbiamo vederla, eccolo qui, Fritz De Kervain. Noi dobbiamo tutte queste foto e queste notizie sempre a Wikipedia. Ecco, vediamo un po', descriviamo questa sindrome. Sì, allora, è una patologia che riguarda appunto i tendini che scorrono nel primo canale del carpo, che sarebbero i tendini dell'estensore lungo del pollice, dell'abduttore breve e dell'abduttore lungo, che appunto attraversano un canale fibroso nel quale possono essere poi, per patologie diciamo di usura o di diciamo anche malattie professionali, possono ispessirsi e quindi ridurre la loro velocità nell'attraversare il canale fibroso e dare quella classica sindrome dolorosa nell'adduzione del Sì, che poi è una, diciamo, una sindrome molto fastidiosa, molto comune, per esempio per chi fa gesti ripetitivi, Certo, per chi sempre con, ecco, utilizza il pollice, soprattutto interessa partendo dal polso, le mani. Certo, diciamo. è proprio appunto che Sì, viene a perdersi la funzione di presa della mano, perché il pollice, quando appunto fa la presa col quinto dito, tende a stirare questi tendini che passano nel canale fibroso e quindi dà una classica sintomatologia dolorosa, risolvibile, dipende poi da Poi che lo fase si vediamo tra un trova. po', Sì. tra un momento. E poi la malattia di Dupuytren, Sì. non so se conservo il mio arrugginito, il mio francese scolastico. Dupuytren, dunque, che prende il nome dal medico francese Guillaume Dupuytren, passato alla storia per aver curato le emorroidi, pensate, di Napoleone Bonaparte, cioè è rimasto famoso, prima di descrivere questa malattia deformante che interessa noi oggi. Ecco, in cosa Sì, consiste? consiste proprio Eccolo qui, nella Dupuytren. Dupuytren, Sì. Guillaume Dupuytren, consiste nell'ispessimento della poneurosi palmare e quindi un ispessimento che comporta poi una flessione progressiva delle dita sul palmo della mano e riguarda diversi stadi, dal primo al quarto stadio, secondo Tossì, colui il quale la classificò. È una patologia abbastanza invalidante, soprattutto negli stadi avanzati. La stessa patologia riguarda anche la pianta del piede, si chiama malattia di Ledderose. Questa è proprio un'identica patologia, soltanto che la Dupuytren riguarda appunto il palmo della mano. È È una malattia deformante, malattia diciamo. deformante e invalidante, tant'è vero che quando si arriva agli stadi finali di questa patologia, col quinto dito completamente flesso sul palmo, la terapia chirurgica di solito è l'amputazione del dito perché l'estensione del dito diventerebbe impossibile. Sì. Anche perché poi con una flessione coatta per tanto tempo i vasi e i tendini tendono poi ad accorciarsi in maniera definitiva e anche l'estensione potrebbe portare poi a una necrosi del dito, quindi va valutato anche questo Anche aspetto. diciamo, l'estrema ratio Eh dell'amputazione. sì, questa sì, questa sì. Nel quarto, quinto stadio sì. E abbiamo descritto un po' col Donato Notar Francesco un po' che cosa sono queste due malattie molto comuni, molto diffuse, che magari anche, vengono anche sottovalutate, è vero, dottore? Sì, Si arriva molto tardi dal sì, medico. si arriva Cioè, con vabbè, i mo' mi tendini. passa, domani non ce È l'ho. vero, è vero. Infatti nelle fasi iniziali abbiamo la possibilità di recuperare completamente la problematica, perché bastano delle piccole applicazioni, anche una semplice infiltrazione che risolve la patologia infiammatoria. Però quando si arriva in una forma stenosante, da quel punto è la chirurgia che è risolutiva. Ecco, allora, dopo aver descritto che cosa sono, veniamo a come si curano, Sì. diciamo, ripartendo dalla De Kervain, la prima malattia
malattia, questa del dito del pollice, diciamo. Dunque, quali sintomi, qual è la diagnostica, le terapie, mentre adesso vediamo prima la manipolazione, che lei diceva nelle prime fasi può essere anche utile, poi la fibrolisi meccanica non invasiva e la chirurgia quando diventa indispensabile. Come si presenta, diciamo, sintomaticamente? Diciamo che all'inizio la paziente viene alla nostra osservazione con una patologia che riguarda fondamentalmente il movimento di prensione, è indebolito il movimento della presa e noi dobbiamo avere la possibilità di fare un esame obiettivo abbastanza particolare, perché in quel punto dove c'è il dolore esiste anche la rizartrosi, che invece è un'altra patologia che riguarda l'artrosi del pollice con appunto le ossa del carpo. E il segno clinico si chiama segno di Finkelstein, significa nell'addurre il dito e avere appunto questo riscontro doloroso alla base del primo dito. Nelle fasi iniziali questa è una patologia abbastanza recuperabile, perché si mette a riposo il paziente, si impone un tutore, tipo il tutore di Downfix, che ha proprio il dito in abduzione, e con un po' di fisioterapia applicativa, un po' di terapia medica si può risolvere. Quando il paziente arriva nella nostra osservazione nelle fasi tardive, logicamente la patologia è diventata stenosante e quindi deve essere completamente risolta. Questa è la fibrolisi, vero? Questa è la fibrolisi, questa anche qui è nelle fasi iniziali può essere uno dei, diciamo, delle soluzioni terapeutiche. In effetti non si invade il tessuto, è vero? No, non si invade, tende appunto a scollare, come vedete, l'operatore sta scollando quelle aderenze che si vengono a creare dopo appunto una serie di infiammazioni croniche della struttura tendinea. Di solito risolutiva, dipende appunto dallo stadio in cui ci si arriva. In effetti si scioglie questo tessuto, vero? Il tessuto, il peritenonio, cioè la parte che riveste il tendine, tutto reso più fluido in maniera da far discorrere meglio e da impedire questo attrito costante nel canale fibroso. Comunque, parola d'ordine è ovviamente andare presto dal medico. Sì, prevenzione, sicuramente prevenire l'aggravamento, perché altrimenti né la fibrolisi, né il tutore, né tante altre procedure sono risolutive, poi occorrerebbe proprio il trattamento chirurgico, che è un trattamento abbastanza veloce, ambulatoriale. Che dovremmo vedere adesso la parte in cui c'è la chirurgia, eccola qui. Ce la fa vedere Giovanni Paolillo, dove praticamente noi l'abbiamo fatta vedere, la facciamo vedere, perché non c'è sangue quasi, è molto, almeno questo tipo di intervento in questo caso non è molto cruento e quindi noi la facciamo vedere. Sono i tre tendini che poi costituiscono la cosiddetta tabacchiera anatomica. Sarebbe l'estensore lungo, l'abduttore breve, l'abduttore lungo. Ecco, il chirurgo fa l'incisione, vero? Una piccola incisione sui punti segnati, centimetro e mezzo, si deperta subito anche un nervo sensitivo che proprio in quella zona ricorre sempre costantemente e si fa attenzione ad isolarlo, altrimenti potrebbe provocare delle parestesie fastidiose. E una volta scollati i tessuti molli che contengono nel contesto questo tendine, ci si approccia proprio alla guaina, che viene poi semplicemente, ecco, questo è l'isolamento, guardi, del tendine, dicevo, del nervo. Quello che sa che ha isolato è il nervetto sensitivo che passa proprio a cavallo dalla guaina degli estensori. E quindi si scopre la guaina, si fa una semplice incisione, qualche lungo sta procedendo proprio a liberare bene la guaina e ad aprirla con un semplice gesto. In effetti bisogna andare dentro la guaina? Sì, bisogna passarci, come se dovessimo aprire un fazzoletto in due parti, liberare questi tendini che poi all'interno della guaina hanno degli ulteriori sepimenti, quindi bisogna fare bene attenzione a liberare completamente tutti e tre i tendini che compongono il primo canale fibroso. Ecco, un intervento che facciamo vedere perché è assolutamente, in questo caso, incruento. Ecco, guarda come sta aprendo tutta la guaina, i tendini poi sono liberi. Poi dipende anche dal chirurgo, è vero? Certo, l'approccio è bilinvasivo, bisognerebbe. Lui solleva i tendini per vedere e accertarsi che li abbia liberati tutti e tre.
che molti poi vogliono dire uno incarcerato che non si riesce in a effetti tenere. Si tratta di liberare il tendine, di sciogliere fondamentalmente di liberarli da questa guaina che è diventata stenotica e che quindi crea questo impeachment del tendine nel movimento. E questo, abbiamo parlato della sindrome di Decker-Vene, che poi è quella lungo il pollice, parte dal polso, e credo sia la malattia di tutti quelli che fanno gesti sempre ripetitivi, no? Operai, non so, anche tecnici che fanno gesti comunque frequenti. Gli operai che colpiscono lo scalpello, molto frequenti. Una patologia. E andiamo con la malattia di Dupuytren, questo medico che francese che, come dire, curava le emorroidi di Napoleone Bonaparte, quindi passò alla storia, diciamo. All'epoca immagino che le emorroidi fossero curate in maniera, insomma, ancora come dire, rudimentale, non come oggi. Che è una patologia, lo ripetiamo, quello che provoca appunto, come diceva prima il dottore Notar Francesco, la flessione, la contrazione di uno o più dito verso il palmo della mano fino a deformarla. Sì. Ecco, la chirurgia asporta, lei ha detto prima, la ponevrosi, è vero? Sì, la ponevrosi. In modo che il palmo poi per riottenere la riapertura. L'estensione completa delle dita. Oh, il nuovo trattamento, cioè il trattamento con la chirurgia, noi non lo facciamo vedere molto. Diciamo, è anche complesso, impegnativo. Lì è un problema anche estetico, cioè di chirurgia estetica, perché le incisioni in queste zone devono seguire delle linee anatomiche precise. Quindi bisogna aprire proprio il palmo. Aprire e scollare, ma scollare poi con un'angolazione che va sempre al di sopra di 90 gradi, altrimenti si rischia la necrosi della cute. Ed è la scelta che noi non facciamo vedere, perché è la scelta, come dire, estrema, un po' quando non si risolve in questo modo. In questi casi, questo qui invece è questa iniezione, è vero? Si fa una... delle sostanze chimiche che vanno proprio a sciogliere queste fibrosi, però vi ripeto, guardi, il quinto dito è abbastanza esteso, nelle fasi molto più gravi è difficile andarlo a estendere. Ecco, è riuscito a stendere il medio, esatto. Adesso invece l'indice è ancora l'anulare, ancora cioè il pollice, questo è l'indice. E sono proprio letteralmente contratti su se stessi. Sono proprio adesi alla ponevrosi palmare, quindi quando si fa questa procedura si va proprio a rompere le aderenze, a cercare di stenderle, sempre nei casi logicamente non cronicizzati. Ecco, nella fibrolisi che cosa fa il medico? Inietta anche una sostanza? Inietta una sostanza che tende proprio a sciogliere queste aderenze, creando anche una sorta di punture multiple nel contesto della fascia per detendere la stessa, quindi è un'associazione tra un gesto diciamo meccanico e un gesto chimico. Sì. Però dipende dallo stadio in cui andiamo a inquadrare la patologia. Sì. Ecco, il farmaco di solito immagino un cortisonico, poi dipende da. Cos'è sempre un cocktail di solito, è vero? Sempre cocktail di farmaci che vanno a creare una pressione e a rompere queste aderenze. Sì. Ho letto anche che si usa questo collagenasi, questa sostanza. Che praticamente politica proprio, che serve proprio per andare a eliminare queste. Che scioglie invece che asportare la membrana come si farebbe con la chirurgia, è vero, con la chirurgia. E qui si vede il paziente che adesso prova a muovere, si vede che si è liberato. È riuscito abbastanza. Ecco, qui diciamo la fibrolisi ha successo, però potrebbe anche non avere successo e quindi si deve procedere. E là il chirurgo deve essere bravo, vi ripeto, perché è fondamentale, perché la cute del palmo della mano non è molto vascolarizzata, quindi se si fa un'incisione il cui angolo è inferiore ai 90 gradi si rischia proprio la necrosi della cute, quindi uno sfacelo per la mano del paziente, quindi va osservata anche a molta attenzione nel tipo di incisioni chirurgiche, perché a volte le incisioni sono multiple, sono a zig zag, che vanno dalla base del dito fino ad arrivare anche alla base del polso. Quindi si scopre letteralmente il palmo, insomma, quindi tutto si apre completamente tutto il palmo. È chiaro che si augura di non arrivarci, però. Consideri che poi nella fibrosi sono coinvolti anche sia i vasi che i nervi sensitivi, quindi il chirurgo deve essere bravo a scollare perfettamente e a stare attento
a quello che vado a sportare. Ecco, c'è una sedazione, non so, locale? Si fa il plessica, di solito il paziente viene fatto un'anestesia di plesso, quindi periferica, sì. Quindi si addormenta soltanto il braccio da operare, sì. si mette una fascia, un tourniquet, una fascia ischemica per evitare proprio di avere molto sangue nella zona, quindi per vedere bene, l'intervento è abbastanza impegnativo, dipende dal grado di patologia. Sì. Sembra così, sembra facile, non è facile, insomma, è molto delicato anche per non compromettere poi la prensilità della mano, che è strategica, importante per il lavoro, per la socialità. L'unica cosa che anche qui la prevenzione è importante, quando si iniziano a notare delle piccole noccioline nel palmo della mano, già bisognerebbe rivolgersi a chi procede alla fibrolisi o al chirurgo ortopedico, perché se il dito flette troppo nel palmo, che il paziente si trascura, poi l'estensione. Magari si imbottisce di fans, di medicini, farmaci che non risolvono. Non risolve assolutamente.